La recente lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Una mattina in famiglia ha suscitato vivaci reazioni. L'atteggiamento del famoso conduttore televisivo non è piaciuto né al pubblico né agli addetti ai lavori. Durante la sua consueta rassegna stampa, Ippoliti ha notato che Timperi stava sbuffando e lo ha immediatamente ripreso, chiedendogli cosa stesse pensando. Timperi ha cercato di tranquillizzarlo, suggerendo di parlarne dopo. Tuttavia, Ippoliti non ha voluto aspettare. No, parliamone subito. Siamo in diretta, è meglio così. Questa volta non mi muovo, caro Tiberio. Mi dai un bel massaggino e mi dici cosa volevi dire. Di fronte alla chiusura del collega, Ippoliti ha deciso di abbandonare lo studio e la rassegna stampa. Il Codacons è intervenuto nel caso Ippoliti e ha preso posizione sul comportamento di Tiberio Timperi, annunciando l'intenzione di presentare un esposto all'AGCOM e alla Commissione di Vigilanza RAI. L'associazione ha accusato il conduttore di bullismo nei confronti del collega, definendo l'atteggiamento di Timperi una manifestazione di cattiva televisione. Pertanto, il Codacons ha richiesto la sospensione di Timperi da Una mattina. Tuttavia, non tutti sono contrari a Tiberio Timperi. Lucio Presta, noto agente dei VIP, ha difeso il conduttore, definendo l'azione di Ippoliti come ignobile. Presta ha criticato l'inclusione nella rassegna stampa di notizie riguardanti l'accompagnamento delle donne agli ultimi incontri con ex partner violenti, ritenendo tale scelta inappropriata date le recenti vicende legate a tali problematiche. Presta ha concluso il suo intervento invitando Ippoliti a vergognarsi. Iscriviti al canale e attiva la campanella.